Eccoci, bentornati su GoGames e siamo su Zelda Tears of the Kingdom. In questo video andremo a recuperare tutto il set ignifugo per resistere ai danni da fiamma, da fuoco. Vi faccio vedere il set, è questo qui, armaturoccia ignifuga, elmoroccia ignifugo e scarpe roccia ignifughe. Troveremo anche l'elmo sacro di Rudania. Questi primi tre pezzi, quindi il set completo, andrà acquistato e invece l'elmo sacro di Rudania vi farò vedere esattamente dove trovarlo. Partiamo dalla torre della Valle di Holdin, esattamente in questo punto qui. Vi zoom un po'. E da qui vi faccio vedere come arrivare a prendere prima il set completo e poi l'elmo. Per arrivare alla città dei Goron è molto semplice. Basterà partire dalla torre della Valle di Holdin, esattamente in questo punto qui. Vi zoomo la mappa un pochino. Poi da qui basterà volare fino a questo punto, ce la farete tranquillamente, magari fatevi qualche ricetta per la resistenza, ma qui dovreste arrivare senza nessun problema. Da qui vi attivate questo sacrario per avere uno spostamento veloce e quindi fare molta meno fatica. Poi da questo punto basterà seguire questa strada, questo percorso, camminando tranquillamente, semplicemente, senza nessun problema. Arriverete qui alla città dei Goron e da qui vi dovrete spostare qui dentro abiti e armature. Qui troveremo tutto il set da acquistare per evitare di subire dei danni da fuoco, quindi possiamo entrare nei vulcani senza nessun problema. Se non sapete come fare il rupie velocemente, vi lascio in descrizione il link del video che vi aiuterà appunto a farmare il rupie in poco tempo. Vi lascio il link anche di un altro video che vi farà vedere come sdoppiare gli oggetti e quindi poter vendere determinate cose che costano di più per poter appunto farmare rupie ancora più velocemente, per cui dategli un'occhiata. Acquistiamo questo set e già così possiamo entrare nelle caverne vulcaniche, diciamo, dove fa parecchio caldo e subiamo un sacco di danni da fuoco. Però se volete c'è anche la possibilità di trovare alcuni pezzi di equipaggiamento senza acquistarli. È un pochino più difficile, ma vi faccio vedere come. Apriamo la mappa e mettiamo una puntina esattamente in questo punto. Prendete come punto di riferimento questi due lucertoloni disegnati sulla mappa. Noi siamo esattamente qui nella città dei Goron, basterà andare un pochino più a nord. E mettiamo la puntina proprio in questo punto tra i due lucertoloni. La posizioniamo qui e ci dirigiamo in quel punto. Quindi arrivati esattamente in questo punto, proprio davanti, diciamo, al muso del lucertolone. Questo è un laghetto a forma di lucertola. Arrivati proprio davanti qui, dove abbiamo messo il nostro segno, per arrivarci molto semplice. O dalle torri delle rovine di Orbo, o a piedi, ma ci mettete un po', oppure anche da questa torre qui, anche se forse è un pochino più distante, o anche dalla torre del Colle Urli, con ovviamente delle pietanze che vi vanno a ripristinare la stamina, arrivate tranquillamente qui senza problemi, o altrimenti, se già l'avete sbloccato, arrivate al sacrario di Sibai Tank. Tac. Tac, i nomi strani che ci hanno, insomma, da qui. Poi basterà venire dritto e arrivare proprio qui davanti. Detto ciò, da qui dobbiamo distruggere queste pietre. Le facciamo fuori. Entriamo nella caverna. E arriviamo qui. Qui
all'interno troveremo un pezzo, l'elmo. Eccolo qui, elmo sacro di Rudania. Quindi se volete risparmiare un po' di rupie o rupie, non so come si dice, io dico rupie, ma non importa, è lo stesso, il senso è sempre quello. Possiamo tranquillamente venire a recuperare un pezzo esattamente in questo punto. Al momento questo è l'unico pezzo che sono riuscito a trovare in game. Se voi avete trovato gli altri pezzi senza doverli acquistare al negozio, mi raccomando, fatecelo sapere nei commenti, così che possiamo andare a farci un video e condividerlo con tutti. Detto questo, giovani, per questo video è tutto. Grazie mille e alla prossima.